Ma io vorrei capire una cosa. I muratori per lavoro battono solo? Perché qui battono e basta. Battono sempre. Comunque, sto montando la batteria. Non so che bel suono che c'è qua. Sto montando la batteria perché appunto oggi viene Stefano a registrare. Eccola qua. Adesso ovviamente ho spostato solo la batteria. Poi dovrò adesso preparare tutti i microfoni, poi preparare di qua il computer con la scheda audio e l'amplificatore per cuffie, poi piazzerò le telecamere, e poi muoio. Oggi è dura, ragazzi. Va bene, dai, c'ho un'oretta, penso di riuscire a far tutto. Ho dovuto pure portare sulla roba, che avevo delle cose lasciate a casa dello studio che mi servivano oggi, appunto, tipo le telecamere, le aste, qualche asta. Ok, dai, dopo vi faccio vedere. A dopo. Sono passato al cellulare perché la GoPro che uso di solito sta montata qua. E quindi c'è ancora il clip che ho fatto prima, però non posso più utilizzarla, adesso userò il telefono. Allora, finora ho messo i microfoni così appoggiati sulle aste e adesso devo fare il passaggio dei cavi dei microfoni. Per adesso ho montato le camere, una GoPro là che sta attaccata alla presa elettrica. Lascio sempre le GoPro attaccate alle prese perché sto più tranquillo che non finiscono le batterie, tanto sto in un luogo chiuso, le GoPro stanno ferme, quindi tutte quante collegate alla corrente. Poi di qua sta caricando la Sony AX33, che la userò a mano, tanto la batteria dura un casino di tempo. E ok, monterò i due microfoni sul rullo. Scusate il fiatone, due microfoni sul rullo, uno sulla cassa che poi verrà triggerata, e poi Tom timpano, due panoramici Neumann, questi qua che sanno il fatto loro, Neumann TL102. Poi metterò un mic sul Charlie e un mic sul Ride, questi qua. Allora, si vedrà, sì. AKG P170. Ok. E quindi così, adesso devo preparare la regia, computer, scheda audio, roba. Poi comincio a passare tutti i cavi dell'audio. Che palla. È arrivato Stefano. Io per ora qui ho quasi finito. Stefano? Stefano? Sì, è lui. Dai buona mano? Stefano? Ciao, serve una mano? Ok. Qui ho finito, ho attaccato tutto, tutti i microfoni. Adesso li sistemiamo meglio appena monta la batteria, appena sistema la batteria. A dopo. Ok, abbiamo finito. Mi sento un po' stanco, speriamo che non ho un qualche tipo di influenza perché Gloria si è ammalata. C'ha 38 di febbre. Forse un virus intestinale, che però sicuramente durerà poco la febbre, quindi se è un virus intestinale dura poco. Comunque abbiamo finito, lui molto bravo, ha scelto un brano molto difficile da registrare. In tempo 2 ore nemmeno tutto fatto. In più mi ha fatto crollare pure lo studio. Questo è un intonaco un po' messo a cavolo, che è proprio debole, specialmente sulle attaccature con il legno.
l'intonaco non attacca sul legno. Quindi, con il fatto che i muratori hanno fatto vibrare parecchio le pareti in questi mesi, e già altre volte hanno fatto cadere l'intonaco, anche loro, ci sono delle parti di intonaco che sono un po' deboli, si sono indebolite a forza con tutti i lavori che hanno fatto i muratori. Quindi basta che dentro la stanza si generano frequenze alte di volume con basse frequenze belle toste, quello che potrebbe tirar fuori una batteria. E allora automaticamente i pezzi che stanno attaccati male tendono a scendere giù. Vabbè, così oggi devo passare anche l'aspirapolvere. Bene, bene, la sera è arrivata finalmente e oggi sono abbastanza stanco perché ho dormito poco stanotte, in più oggi comunque ho fatto un sacco di cose. Adesso in questo momento sto copiando tutti i file, sia audio che video nel computer e poi nell'hard disk esterno, così ho doppia copia e sto tranquillo, dormo sonni felici. E domani un'altra giornatina abbastanza impegnativa, perché comunque domani mattina come sempre in ufficio, poi domani pomeriggio devo portarmi avanti con tutti i lavori sospeso che ho in studio, cioè il montaggio di alcuni video e il trattamento audio di alcuni brani, comunque di cose c'erano da fare tante. E poi domani sera deve venire una band in studio, sempre legata al discorso dell'etichetta, e per eventualmente intraprendere un cammino con noi. Domani parliamo un po' con questa band, vediamo come butta. E quindi anche domani una giornatina non male. Va bene. E vi auguro una buona notte se state vedendo il video la sera, o un buongiorno se lo state vedendo di giorno. Ci vediamo domani. Ciao.